Abbiamo una nota manoscritta, un ex libris dell'arciprete Giovanni Giulio Gironamo Berna, intitolato. Una lettera in francese. Mon cher oncle, deve essere un nipote dell'arciprete. È un volume del 600, c'è anche un ex libris, Agostino Guidi, anche lui è stato parroco a Prato verso la metà del 700. È stato foderato con una pergamena, probabilmente del 500, la scrittura è cinquecentesca. Troviamo a Fusio, presso l'ex casa comunale, dove si conservano attualmente i libri del fondo Berna, che sono stati spostati dalla loro posizione originale nella casa Berna, appunto, a Prato. Dal 2010, per ragioni di conservazione. Avevano pochi problemi di conservazione perché all'epoca la qualità della carta era ottima. Ci sono naturalmente dei danni meccanici dovuti all'uso. Oggi i volumi sono circa 800, una biblioteca ricca con opere fondamentali religiose, naturalmente il 90%. Questa settimana li abbiamo passati ad uno per verificarne lo stato conservativo, la presenza in loco rispetto all'inventario del 2010. Gli abbiamo assegnato delle collocazioni definitive, quindi pronte per essere catalogate definitivamente. La Biblioteca Berna è la prima biblioteca pubblica aperta sul territorio dell'attuale Cantone Ticino. Sì, bisogna un po' relativizzare perché il pubblico al quale si rivolgeva era il clero e il clero della Lavizzara. Lo scopo di questa operazione promossa dall'Ufficio dei Beni Culturali è riportare il fondo librario nella posizione da cui proveniva originariamente, a Prato, nella Casa Berna. La ragione del mio intervento è cercare di creare delle buone condizioni di conservazione intervenendo il minimo possibile, con il minimo di tecnologia possibile o, se possibile, senza tecnologia. Una delle grosse particolarità di questa biblioteca è che il suo fondatore era un arciprete di Locarno. Proveniva da una famiglia molto benestante della Val Lavizzara. Questo gli ha permesso di avere accesso a un mercato librario settecentesco e di confezionare questa biblioteca con un gusto anche interessante. Lui faceva rilegare i volumi e faceva realizzare dei tasselli sui dorsi, indicando Libreria Berna di Prato. Don Giovanni Giulio Gironamo Berna, il fondatore di questa biblioteca, viene da una famiglia di imprenditori, di commercianti, attivi soprattutto nel nord dell'Europa, in particolare in Germania. Grazie a questi commerci di tessili, spezie, eccetera, ha prosperato. Nel 2021 è stata stipulata una convenzione d'acquisto tra il Cantone, il Patriziato e il Comune di Lavizzara per appunto acquistare la Casa Berna, restaurarla, reinserire appunto la biblioteca che era originariamente conservata al suo interno e dare in gestione questa Casa Berna a scopi culturali. Se ci sarà bisogno di tecnologia potrebbe voler dire magari un minimissimo di riscaldamento d'inverno. Io spero proprio di no. È un po' una filosofia che guida i progetti ai quali attualmente collaboro, progetti anche molto più grandi, per ridurre i costi, per rendere più ecologico il modo di conservare i libri e i documenti. La preziosità di questa biblioteca risiede principalmente nella sua funzione di biblioteca pubblica. Don Berna nel 1784 redige e stampa un regolamento d'uso per questa biblioteca. C'erano dei giorni e degli orari di apertura durante i quali i parroci potevano recarsi in biblioteca e leggere dei libri. Alla fine dell'anno successivo, cioè nell'85, è stato concesso anche il prestito a domicilio a determinate condizioni. La biblioteca ha continuato ad essere utilizzata almeno fino alla metà dell'Ottocento. E questa unità è particolarmente preziosa, non solo i libri individualmente, ma l'insieme, la totalità dei libri, del mobilio, che è bellissimo, e del luogo, che è anche molto bello. Il libro per noi non è solo esemplare di un'edizione, ma racconta la sua storia attraverso il possesso che ne è stato fatto nell'arco dei secoli. Rileveremo tutte le varie note di possesso. Nel Novecento la biblioteca ha perso interesse, la casa di proprietà del beneficio è stata messa in affitto. Siccome la biblioteca si trovava nel locale buono, insomma quello più ampio e meglio illuminato, per poter essere utilizzato come saletta questo locale è stato vuotato, la biblioteca è stata spostata in un locale che in origine non era destinato ad accogliere i libri.
Durante questo spostamento, l'ordine in cui possiamo presumere si trovassero i libri fino a quel momento è stato sconvolto. La casa si trova in uno stato di abbandono con il successivo degrado. Non significa che la casa non sia in salute per quanto riguarda la struttura, ma richiede opere importanti di consolidamento e di restauro. C'è un male delle biblioteche, è l'umidità. È un fattore che può distruggere la carta, la pergamena, la pelle, il legno. Le può distruggere in tempi molto brevi. In assenza di umidità sono dei libri molto resilienti. Entro l'anno prossimo il Gran Consiglio dovrebbe decidere sull'acquisto e la valorizzazione della casa e del suo contenuto. La protezione civile scatolerà i volumi così come sono. Nel giro di qualche anno la casa verrà ristrutturata, i libri verranno catalogati e poi torneranno alla loro sede originale. Inseriremo tutti i titoli all'interno del sistema bibliotecario ticinese. Una biblioteca che ormai da un secolo risultava poco conosciuta, per un certo periodo negli anni 30 del Novecento addirittura si credeva dispersa, potrà essere di nuovo conosciuta grazie al catalogo cantonale. Casa Berna è tutelata quale bene culturale a livello cantonale, quindi gli interventi di restauro dovranno essere di natura conservativa. Quello che stiamo facendo è di verificare il clima naturale di questo locale per vedere quanto l'involucro della costruzione del locale gioca il suo ruolo di stabilizzatore. Generalmente le biblioteche parrocchiali, anche quelle antiche a nostra conoscenza, raramente possedevano opere dei padri della Chiesa, che quindi sul mercato librario avevano un costo sostanzioso perché erano in molti volumi. In questa biblioteca invece ne troviamo parecchie, sia di padri latini che greci. Fino al 2008 è rimasta grosso modo inalterata. Nel 2008 abbiamo fatto un intervento di messa in sicurezza dei libri e dei mobili che costituivano la biblioteca, perché lo stato di degrado della Casa Berna non garantiva più una conservazione. Assolutamente sorprendente che nel XVIII secolo in un luogo come Prato Sornico si sia formata una biblioteca di dimensioni rispettabili per il secolo e sia stata aperta al pubblico. Don Berna si procurava volumi per lui contemporaneo. Era attento alle nuove uscite del mercato librario. Poi abbiamo un nucleo di un centinaio di seicentine e una trentina di cinquecentine. Casa Berna era un piccolo centro culturale al quale il clero appunto poteva far capo per la propria formazione. In ottica futura questo spirito di Don Berna verrà sicuramente riproposto anche per la Casa Berna, che vuole tornare ad essere un centro culturale. Ci sarà la biblioteca e altri contenuti ancora non li conosciamo, però l'idea è andare in questa direzione.